Le nostre nonne, quando preparavano questo piatto, lo facevano per portare avanti una missione, ossia quella di portare a tavola alla sua famiglia un piatto sostanzioso e che riscaldava la famiglia durante i periodi più freddi dell'inverno. E noi di Cucina Chef Gabriele questa missione l'abbiamo ripresa e la portiamo avanti preparando questa ricetta secondo il nostro metodo. Grammi di lenticchie, 80 grammi di pancetta. Sì, io so che la nostra staff che ha all'istituto qui bello decorato sta rosicando perché quello che c'è sul tavolo mi ha detto la legge che non si vede. Vediamo ragazzi, la nostra fortuna. 100 grammi di passata di pomodoro. Per preparare la nostra mirepoix ci serviranno una carota, mezza cipolla, uno spicchio d'aglio, un litro di brodo. Un litro di brodo di verdura per essere fiscali, già passato. Qui come potete vedere abbiamo il nostro brodo che abbiamo preparato noi in casa e abbiamo messo a riscaldare. 40 grammi di parmigiano reggiano grattugiato. Terremoto! 2.1 macerata, ussite e comunicazioni di servizio della nostra salvezza. Vabbè, ragazzi, insomma. Olio evo, ossia extravergine di oliva, quanto basta. Sale fino, quanto basta. Passiamo subito alla preparazione. Iniziare dobbiamo prendere la carota e tagliarla al dadini. Quindi iniziamo la mirepoix tagliando la carota. Ecco qui ragazzi la nostra mirepoix di carota, ossia un trino di verdure molto... Ora ragazzi andiamo a tritare anche la nostra cipolla. Ho qui la nostra mirepoix molto grossolana della cipolla. Ecco qui abbiamo un trino misto di cipolle, carote e uno spicchio d'aglio intero. Ora, munendoci di una pentola abbastanza capiente, ci andremo a mettere un filo di olio evo nel nostro olio caldo. Ora ci andiamo a versare carote, cipolle e aglio e facciamo rotolare bene. Nel frattempo prendiamo la nostra pancetta, rimuoviamo la parte di cotica e la andiamo a tagliare a dadini. Una volta che avrete fatto bene rosolare la vostra mirepoix assieme alla pancetta, bel mestolo, grazie regina, dovrete andare ad aggiungere un po' di brodo e lasciate stufare il tutto per qualche minuto. Nel frattempo le nostre verdure stufano, noi ci dedichiamo alle lenticchie che dopo averle lasciate per 2-3 ore in sott'acqua le andremo a sciacquare bene ed aggiungere al nostro... Quindi aggiungiamo la pentola. Ovviamente io vi consiglio di sciacquarle con l'aiuto di un colino. Aggiungete passata di pomodoro. Quest'ultima la dovete considerare Qualcuno mi controlla che cavolo sta succedendo? Regia del forno, uno di questi stacchi va a controllare. Chiedo scusa, dicevo, la passata di pomodoro è da considerare opzionale. C'è chi la vuole mettere per dare quel colore in più, chi no. Noi la mettiamo, ovviamente a vostra discrezione. Dovete aggiungere il brodo fino a coprire tutto. Coprire bene con un coperchio e lasciate cuocere per 40 minuti. Ovviamente a fiamma bassa. Ci vediamo tra poco. 40 minuti sono passati e le nostre lenticchie sono ora pronte. E quindi ragazzi è il momento di ultimare la preparazione. Come? Andando ad aggiungere la nostra pasta. Aggiungendo la nostra pasta e mescolando con qualche mescolata di brodo. Ora non ci resta che rimettere sul fuoco per altri 10 minuti. Giusto il tempo di cottare la pasta, insomma ragazzi. Ecco qua ragazzi, la pasta è cotta e l'amido ha creato una meravigliosa cremina intorno alla nostra pasta. Ora ci dobbiamo aggiungere il parmigiano e un pizzico di sale. Voglio farvi notare che in questa preparazione io ho preferito aggiungere il sale all'ultimo. Ora se voi preferite e volete avere un piatto un po' più brodoso potete aggiungere un paio di mestolate di brodo, altrimenti potete lasciarlo benissimo così, perché l'amido della pasta insieme
a creare una meravigliosa cremina, proprio come piace a noi. Ecco qui ragazzi, la nostra pasta e lenticchie è pronta, un'ottima ricetta per utilizzare anche per Capodanno, per il cenone di Natale o per il cenone dell'ultimo dell'anno, a voi la scelta, oppure la seguita portare a tavola, perfetto anche durante le giornate più fredde dell'inverno. Da Chef Gabriele è tutto, ringrazio il mio staff per avermi aiutato, ringrazio Giallo Zafferano, interviste full screen, da Extraio di Chef Gabriele è tutto e vi invito a cliccare mi piace alla mia pagina Facebook in cucina con Chef Gabriele, a iscrivervi al mio canale YouTube and Google Plus in cucina con Chef Gabriele, a seguirmi su Instagram in cucina con Chef Gabriele e su Twitter in cucina con Chef G. Link della ricetta in cima alla descrizione, grazie a Gabriele è tutto, noi ci vediamo sempre alla prossima video ricetta, ci risol gente. No, questo era il sottotitolo di Vostro Dexter, ho sbagliato. Bella a tutti ragazzi!